Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione della Giornata dell'Arte all'Istituto Statale d'Arte Luigi Russo di Monopoli. È stato deciso di organizzare la giornata dell'arte nel nostro istituto? Ma noi la giornata dell'arte è da tempo che ci pensiamo a livello di istituto, di realizzarla. Tra l'altro abbiamo un comune qui vicino di Conversano che lo fa in maniera egregia e sarebbe bello farlo anche noi a Monopoli, considerando l'alto numero di studenti che ci sono a livello di scuola superiore, medie, elementari, quindi sarebbe bello coinvolgere tutta la cittadinanza. È giusto che sia l'Istituto d'Arte che inizi questa attività, perché essendo una scuola preposta a tale scopo si faccia parte dall'Istituto d'Arte. Però è un progetto che sicuramente dovrà durare nel tempo. Ogni anno la giornata dell'arte va rispettata, perché l'arte è il testimone dell'essere umano, con le sue capacità, la sua creatività, la sua genialità. Quindi tutto quello che può essere positivo viene fuori, tutto quello che è nell'uomo viene fuori grazie all'arte e alla creatività. Quindi è bene dedicare una giornata di analisi a questa caratteristica dell'essere umano. È stato deciso di organizzare in maniera autonoma, non associandosi ad altri istituti di Monopoli. Perché? Ma l'intenzione sicuramente era di coinvolgere tutte le scuole, però non abbiamo avuto la forza di poter coinvolgere tutte le scuole, per cui è un intento che porteremo avanti dal prossimo anno in poi, o meglio da domani in poi, perché ci vuole del tempo per organizzare una manifestazione con un coinvolgimento totale. E quindi abbiamo voluto partire in ogni caso. C'è una collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale, i ragazzi che sono anche loro assentati dall'attività didattica con un'attività di assemblea di istituto, e quindi sia l'Istituto d'Arte che il Commerciale stanno portando avanti con delle esperienze personali, e quindi è un primo passo. Talking about life, yeah, real life. I'm talking about. Prof, lei pensa che i graffiti siano una forma d'arte? Sì, è una forma d'arte anche che mi piace, ci vuole molta abilità, e su internet ho visto dei lavori splendidi realizzati da graffitari famosi, non ricordo i nomi, però ce ne sono veramente di grandiosi, perché comunque bisogna avere tutte le regole del disegno, loro le conoscono, la mescolanza dei colori, quelli che stanno bene, il senso delle proporzioni e dello spazio, perciò la considero una forma d'arte. Nell'ambito della giornata dell'arte, grande successo per il torneo di calcetto. Come è stato organizzato?
Sì, grande successo per il torneo di calcetto che è stato organizzato tra le sezioni dell'Istituto d'Arte e precisamente il corso A, il corso D, il corso C ed F ed il corso E, con delle partite di 40 minuti con l'intervallo tra un tempo e l'altro e con due grandi finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo posto. E la parola alla professoressa Ricciardi, sentiamo quali sono le previsioni per questa grande finale. Un augurio per la squadra più forte, che vinca il migliore. Vi vediamo molto indaffarati, cosa state preparando? Dovremmo andare a suonare per questa giornata dell'altro Monopoli. Vogliamo insomma coinvolgere un bel po' di gente perché noi siamo forti, siamo famosi. Come si chiama il vostro gruppo? Si chiama Must Kill. E perché si chiama così? Praticamente è derivato dal videoclip che feci l'anno scorso nel laboratorio 20 e diciamo che lo trovavo molto attinente al genere del gruppo e diciamo alle tematiche che trattiamo comunque. Buona fortuna! Grazie! Anche voi la giornata dell'arte insieme ai giovani, come mai? Un po' perché mi sento giovane anch'io, anche avendo un'età un pochettino avanzata. Un poco perché guardare un pochettino l'arte è una cosa che mi entusiasma in modo particolare. E anche poi perché c'è anche mia nipote che, avendo fatto dei lavoretti, mi fa piacere vedere i lavori che ha fatto.